Questa mattina a Gaiano c'è la dimostrazione di come le amministrazioni, anche dei piccolissimi comuni, possono beneficiare di questi contributi che si stanno distribuendo sul territorio del cratere attraverso il Fondo Complementare Nazionale, sia in maniera diretta con le misure A e sia in maniera partecipando ai progetti con i bandi che permetteranno di unire alla ricostruzione fisica anche la ricostruzione del tessuto sociale e della vivibilità di questi territori. È un passaggio fondamentale e importante perché soltanto attraverso la comunicazione e l'informazione noi riusciamo a coinvolgere anche i privati, le associazioni di categoria e tutti coloro che hanno la possibilità in questo modo di poter partecipare a questi investimenti. E per i comuni più piccoli che hanno comunque un patrimonio edilizio importante da conservare e da rilanciare è un passaggio obbligato.